dopo Chi non è, il brano che abbiamo sentito, il singolo di Ilenia Romano, che salutiamo ancora, insomma la musica l'ha fatta da padrone in questo primo step dedicato del nostro programma, ci avvicina alle ore 20 e però non finisce qui, anzi abbiamo ancora tantissime cose da proporvi, come per esempio adesso vorrei salutare i nostri amici che sono qui presenti e saluto Maurizio Fratacci ed Alessandro Mauro, buonasera. Ciao Beppi, grazie per l'ospitalità. Buonasera a tutti. Buonasera. Chi sono questi due personaggi? Insomma, sono dei personaggi interessanti per quanto riguarda un aspetto artistico interessante che è quello del teatro. E quindi abbiamo Maurizio Fratacci, che è il presidente dell'associazione Cine Teatro Mezzano, sì, ed Alessandro Mauro, organizzatore di un evento di cui adesso ci parleranno i nostri amici. Però vorrei iniziare con Maurizio, che è il presidente di questa associazione. Parlacene in breve. Beh, questa associazione è nata l'anno scorso, a ottobre circa, ed è nata da una esigenza di dare spazio a quello che è il genio artistico che abbiamo nel nostro territorio. Devo dire che noi abbiamo visto che il nostro territorio pullula di gente che ha il genio del teatro, della musica, dello spettacolo. Bravissimo, sono d'accordo. E quindi era giusto fare qualcosa di sostanzioso, di sostanziale, che possa dare spazio a tutti quelli che sentono questa esigenza che esatto, hanno nell'anima praticamente. Ricordiamo che la associazione Cine Teatro Mezzano di Portampello, sì, anche locale, è un prodotto nostro che dobbiamo assolutamente far conoscere. Questa è un'esigenza che io sento in maniera particolare personalmente, perché devo dire che da quando ho da sempre, da quanto ho memoria, diciamo, mi è piaciuto il teatro, mi è piaciuto lo spettacolo e penso che quando una persona ha una passione dentro di sé e non può farlo vedere agli altri, non può esercitarlo, questo è... Sì, perché fa star male. Abbiamo veramente tanti personaggi magari un po' nel mondo dello sconosciuto che in realtà potrebbero veramente venire fuori e dare tante soddisfazioni. Io vorrei... Sì, scusami. Devo dire che quando abbiamo iniziato questa... Ma è vero, se non lo fermi andrà avanti... Abbiamo anche i mesi per potermi fermare. L'importante è che non mi sparate. No. Cioè, meno dolorosi, però... c'è una cosa importante che devo dire. Ed è questa, abbiamo iniziato questa avventura per gioco, sì, nel senso abbiamo voluto fare qualcosa di semplice, qualcosa di piacevole, però ci siamo accorti che sta diventando qualcosa di importante che cresce, che il nostro territorio ha bisogno e che continueremo a farlo con tutti i nostri sforzi, con tutte le nostre possibilità. Benissimo, questa è una cosa molto carina, il Presidente ci ha illustrato in maniera abbastanza ampia l'associazione, però io vorrei parlare adesso di un evento che ormai è prossimo, comunque in costruzione, in via di definizione, con Alessandro Mauro, che è l'organizzatore di questo evento che si chiama Agorà, una tre serate legate al cabaret. Agorà è un festival nazionale della comicità, cioè, abbiamo il piacere di presentarlo all'interno del Cine Teatro Mezzano con tre serate, 27, 28 al 29 maggio, dove a condurre la serata è il nostro grande direttore artistico e conduttore Sandro Delgato, che avremo a breve in collegamento. Allora è un festival di ragazzi giovani comici e cabarettisti che si metteranno in gioco davanti a una giuria d'eccellenza, qual è Claudio Fois, autore di Grosse Imprese delle Meraviglie, qual è Salvo La Rosa, conduttore dello straordinario programma di successo che in questi giorni è andato in onda su TGS, è meraviglioso, Stefano Baldrini, la famosa Gege, insomma abbiamo una giuria d'eccellenza. 12 ragazzi che si metteranno in gioco, che avranno modo di esibirsi nelle tre serate, all'interno, come dicevo, del Cine Teatro Mezzano. Se la prima serata il 27 di maggio, se la seconda serata il 28 maggio e la finale, poi saranno tre che passano della prima e tre della seconda, spero di essere stato chiaro. Sì, ci saranno delle selezioni con delle eliminazioni e delle qualificazioni. Con la giuria, come dicevo prima, e la serata finale del 29 maggio. Le serate andranno in onda, adesso da sottolineare,
giugno e poi per tutta l'estate su TV a 3300 sul canale 92. Bene, bene, insomma, quindi alla fine abbiamo già concentrato l'attenzione su questo avvenimento e a questo punto farei intervenire anche il direttore artistico, nonché il conduttore Sandro Vergato. Buonasera Sandro! Ciao a tutti ragazzi! Ciao Sandrino! Ciao Sandro! Ascoltavo con passione le voci e con molto piacere le voci di Maurizio e di Alessandro che ho conosciuto e devo dire che mi hanno sedotto da molti punti di vista. No, abbandonato no, assolutamente. Sono due ragazzi straordinari, pieni di buona volontà, di grande passione, veramente stanno dimostrando di amare Porto Empedocle e tutta Agrigento con una grinta e un coraggio veramente encomiabili. Sandro, tu che hai esperienza nell'ambito delle conduzioni o comunque degli spettacoli in genere, soprattutto della comicità, quindi il cabaret, insomma, per Agrigento e quindi la provincia, in questo caso Porto Empedocle, è un passo importante, ci voleva proprio. Sì, ci voleva, Maurizio, Alessandro, credo se, di non anche sbagliare, altri, ricordiamo che ci sono pure altri, non soltanto infatti noi. Ci sono altri, c'è Francesco, credo, sì, se non Francesco è. Butticè, c'è anche Gero Mezzano. Che noi salutiamo, devo dire, insomma, è il proprietario del teatro che ci mette a disposizione con grande entusiasmo. Infatti, che ho conosciuto ed è una persona che è molto simpatica. C'è anche una storia molto importante di questo teatro, quindi sì. Rivalorizzarlo credo che sia anche un obiettivo come dire, pieno di merito. Quando Alessandro mi parlò per la prima volta di questo festival, come hanno detto bene già Maurizio ed Alessandro prima, era come dire, giusto un'iniziativa per cominciare un po' a fare ripopolare questo teatro. Poi l'appetito viene mangiando e siccome io quando mi metto poi con passione a fare una cosa cerco anche di coinvolgere tutti i miei amici e una siccome amici ne ho in tutta Italia, sì, e ne ho tanti, allora ho pensato bene di coinvolgerli e quindi dare un respiro nazionale a questo festival, anche perché con la presenza di Claudio Fois, che è un autore fra i più importanti d'Italia, perché ricordo che è l'autore di Crozza nel Paese delle Meraviglie, che è il fenomeno comico degli ultimi anni, infatti, in Italia, e poi abbiamo anche Stefano Baldrini, che è il produttore di Pippo Franco, che è una colonna storica non solo del cabaret ma anche del cinema, della televisione, ricordiamo la storia del Bagaglino insieme a Leo Gullotta e al compianto Oreste Dionello. Quindi infatti, Stefano Baldrini è stato direttore artistico del Bagaglino e quindi chi meglio di lui ha visto passare centinaia di comici più o meno popolari, forti, e chiaramente ha un'esperienza straordinaria. Poi Stefano è molto amico con Geggia, che vorrei ricordare che è un'attrice comica di livello veramente nazionale, ha lavorato con il mitico Nino Manfredi, ci ricordiamo tutti della pubblicità del caffè Lavazza, che ha fatto con Nino Manfredi, ma ha fatto tantissimi film, soprattutto negli anni 70, e poi è di una carica e di una verve, di un'energia veramente coinvolgente. Hai visto, quindi, Sandro, siamo riusciti pure con Geggia a portarla a Porto Empedocle. Sì, e infatti siete riusciti con grande coraggio e con ci siamo riusciti un po' tutti. Ci siamo riusciti, abbiamo dato il proprio contributo affinché questo potesse essere possibile, ma non vorrei dimenticare anche alcuni amici siciliani di grande importanza come Roberto Bonanno, che ha cominciato, cioè la della Trump Spettacoli, e che annovera ovviamente una collaborazione con Ficarra e Picone da diversi anni, nonché tantissimi comici che lavorano per lui, fra cui il giovanissimo Roberto Libari, che già si è affacciato nella televisione nazionale e che sarà ospite anche del nostro festival. E poi vorrei anche ringraziare alcuni grossi manager, tipo Peppe Truscia di Enna e Angelo Burtone di Siracusa,
che da 30 anni che lavorano nel mondo dello spettacolo e hanno organizzato spettacoli importanti come Ray Charles, come Lucio Dalla, come Gigi D'Alessio, Renato Zero e tanti che hanno organizzato loro, con i quali hanno fatto degli eventi straordinari, indimenticabili, per cui abbiamo veramente gente di spessore, gente che sa cosa significa fare spettacolo, e quindi questi ragazzi che si sottoporranno simpaticamente ad una giuria, che poi fra le altre cose è interessante anche l'idea della giuria, che non decreterà soltanto un vincitore, ma ci saranno diversi vincitori, uno per il testo, uno per la presenza scenica, insomma adesso non voglio svelare tutto, però le premiazioni saranno, come dire, valuteranno tanti aspetti artistici dei concorrenti, e questo credo che sia anche una garanzia per gli artisti stessi, che comunque avranno appunto questa possibilità di stare al cospetto di gente veramente di grande spessore, Sandro, di grande esperienza, che consentirà loro ad un certo punto di poter spiccare un salto molto importante per la propria carriera. Ecco, bene, sei stato esaudiente, anche se un po' siamo andati oltre con il tempo. Io, che dirti, intanto sono contento di averti avuto protagonista insieme ai nostri amici, che adesso continueremo per praticamente completare l'argomento. Voglio farti un in bocca al lupo, speriamo di incontrarci, se ci inviteranno ovviamente qui dall'organizzazione, avremo il piacere anche di conoscerci. E sarai Beppe il nostro ospite nelle tre serate. Io vi ringrazio già a priori. Voglio salutare Sandro Vergato, che è stato gentilissimo a raccontarci in maniera eccellente e abbastanza chiara tutto ciò che succederà. Grazie a voi. Scusate se sono stato un po' prolisso, ma ci sono tante di quelle cose da raccontare. E c'è ancora tanto da dire. Infatti. Proprio perché l'evento è abbastanza ricco. Ricco, sì. Grazie ragazzi. Sandro, ieri ti ho visto su Meraviglioso, sei stato straordinario come sempre. Ah, grazie, ci siamo divertiti. L'Azzamara è imprevedibile. Bene, bene. Ok, Sandro, una buona serata. Grazie dell'ospitalità nella vostra straordinaria radio. Grazie, un abbraccio. Gentilissimo. Ciao a te, una buona serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Questa è Radio Linea Grigenta, questa che è Gran Serata, il programma evento di musica e intrattenimento con tanti ospiti, e qui abbiamo ancora i due protagonisti dell'associazione Cine Teatro Mezzano, vale a dire Maurizio Fratacci e Alessandro Mauro. Amici, ci stiamo divertendo, perché poi comunque avete visto un po' com'è l'ambaradame della radio, specie Maurizio, che diceva che ha fatto nel suo trascorso anche radio. Sì, ecco, però molto tempo fa, non diciamo molto, tanto, però molto tempo fa, ci ha fatto un po' Ecco, quindi, Maurizio mi raccontava, essendo che anch'io qualche annetto di esperienza radiofonica ce l'ho, quando all'epoca si utilizzavano i famosi vinili, no? Adesso siamo andati un po' oltre, quindi abbiamo questa musica che molto bene. Io non sono molto preparato, ma mi pare che ora stanno ritornando i vinili, no? Diventano particolarmente apprezzati in ambito della dance, della musica dance, no? Quindi molti DJ stanno ritornando a ripercorrere quella strada lì. Amici, quindi abbiamo parlato di questo evento che ci sarà prossimamente, questa tre serate di cabaret, che finalmente insomma è un qualcosa di nuovo, di particolarmente interessante per il centro provincia. Ci scompisceremo la di sera, sicuramente. E sono contento di questo, perché insomma far sorridere è importante, dà veramente gioia, un sorriso, regalare un sorriso significa sicuramente dare tanto alla gente, e quindi ce n'è bisogno. Ricordiamo il 27, 28 e 29 maggio al Cine Teatro Mezzano di Pontempedocle, le giornate di risate. E vi ricordo ancora sì, che le iscrizioni sono aperte fino al 20 di maggio, quindi chiunque vuole sporsi e metterci la faccia per far ridere noi e tanti altri, può farlo ovviamente mandandoci un'email ad agorashow2016@gmail.com, ripeto, agorashow 2016@gmail.com, oppure chiamando il 339-700-7730 e farsi sentire. Vi risponderà una bella bionda. Insomma, quindi per tutti quelli che amano far sorridere, che hanno nella propria vena artistica la possibilità di essere comico e quindi volersi far conoscere, possono tranquillamente contattare questi canali che appena Alessandro Mauro ci ha indicato. Che dirvi, io voglio ringraziarvi per la vostra presenza, è stata una bella esperienza anche questo, ci siamo divertiti, la rivedremo. Sì, sì,
piacere di vedervi e fatelo condividere, mettete like alla nostra pagina ufficiale di Gran Serata, seguiteci anche voi e noi vi seguiremo ovviamente con grazie per la vostra ospitalità, siete stati veramente fantastici. Grazie a voi, vi auguro una